Famiglia fino a ieri era un'eterosessuale sposata, come sono io, con o senza figli. Oggi abbiamo il diritto delle famiglie, perché sono famiglie le coppie di uniti civilmente, perché nel comma 20 dell'articolo 1 del maxi emendamento che ha raccolto i punti fondanti della legge, noi riconosciamo proprio la collaborazione ai fini della vita familiare e quindi gli riconosciamo pienamente una vita familiare alle coppie di persone dello stesso sesso, ma sono famiglia anche le coppie di conviventi, anch'esse con o senza figli. E quindi in Italia oggi, grazie a questa legge, noi abbiamo, con una graduazione diversa di diritti, di doveri, di responsabilità reciproche, comunque riconosciuto le varie forme di famiglia. Si è discusso di unioni civili e delle relative problematiche, dalle evoluzioni sociali alla disciplina giuridica fino alle necessità attuative nell'incontro organizzato a Palazzo Serra di Cassano dal Polo di Biodiritto dell'Istituto degli Studi Giuridici Militerni. Tra i relatori, insieme al sindaco Luigi De Magistris, la senatrice Monica Cirinnà, promotrice del testo di legge che dal 5 giugno regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. Napoli è stata tra le prime città negli ultimi anni a lottare concretamente per i diritti, dal testamento biologico al registro delle unioni civili, trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso all'estero, cittadinanza a Ruben che tutti ricordiamo, i gay pride, le battaglie per i diritti dei trans, le comunità LGBT. Quindi Napoli, insomma, ha dato quella spinta necessaria perché si approvasse una legge che presenta ancora lati oscuri, che non è ancora convincente, che non ha avuto il coraggio di parlare di matrimonio, non ha parlato dei figli, non ha parlato delle adozioni, quindi la lotta continua per applicare la Costituzione che all'articolo 3, primo comma, dice che tutti i cittadini devono essere uguali senza distinzioni fondate sul sesso. Quindi noi andiamo avanti affinché non siano riconosciuti pieni diritti a tutte le persone, perché l'uguaglianza è fatta dalla valorizzazione delle differenze. È un passo fondamentale nella misura in cui mi inserisce nel circuito giuridico almeno i principi fondamentali di queste unioni civili, che saranno poi logicamente oggetto di trattazione e sviluppo da parte della giurisprudenza. La strada è sempre lunga da percorrere quando si parla di diritti, finché non si arriva all'uguaglianza piena c'è tanto da fare. L'uguaglianza piena dopo la legge unioni civili sarà quella del matrimonio egualitario, sarà quella dell'adozione per tutti, sarà l'integrazione totale di queste famiglie che sono uguali alla mia, che sono un'eterosessuale sposata.